Non cercare di commuovermi con gli anniversari. Te la do subito la prova che sei un bugiardo. Hai detto che hai comprato delle bottiglie di spumante per festeggiare l'anniversario. Avanti, dove sono? In casa non le ho viste. Come? Nel frigo. Non è vero, non c'erano. Ah, le avevi nascoste per farmi una sorpresa. Eh già, siccome non posso vederle. Come? Posso sentirle? Adesso ne stappo una e te la faccio sentire. Al telefono, al telefono. Devi convincerti che io non dico sempre bugie. Aspetta, vado a prendere la bottiglia, aspetta. Lascia stare le bottiglie, Paolo. È andato a prendere lo spumante. Che? Ecco. Cara? Sì, dimmi. Cara, adesso ti faccio sentire il botto, Questo è il rumore della carta argentata. Come? Un po' di carta? Certo che è un pezzo di carta, ma quando sentirai il botto mi crederai, Aspetta un secondo. Accidenti, doveva venire qualcuno? Stanno suonando alla porta. Chi sarà? Va a vedere, lo spumante. Ma lascia perdere lo spumante. Va a vedere chi è. Sì, adesso vado, ma mi raccomando, aspetta, ti devo far sentire il botto. Aspetta, È spumante, è allegria, allegria! Pronto? Pronto? Oh, finalmente! Ma che succede? Sei andato ad aprire? Chi era? Niente, niente! Era una vecchia, sporca, e voleva l'elemosina, gliel'ho data, sì. E dove eravamo rimasti? Il botto, no? Ah, il botto, Senti. Paolo, ma che succede? Rispondi, chi ha gridato? Niente, niente, sono stato io. E quando si stura una bottiglia si usa, no? E adesso mi credi, cara? E come? Torni a casa domani? Ah, va bene, a domani, A domani! Ciao, amore! Ciao, ciao! Ma lei chi è? Che cosa vuole da me? Lo sa chi c'era al telefono? Mia moglie! E se sentiva che qui c'era un'altra donna? Buonanotte, si ricominciava da capo! E che me ne importa? È stato lei a portarmi qui! Mi è cascata addosso, che dovevo fare? Buttarla per terra e andarmene? Che donna sensibile, però... Per un tappo di bottiglia. Che ne sapevo quello che era? Ho sentito un colpo, un botto qui. Pensavo che avesse sparato. Tanto, ce ne sono pochi di matti in giro. Guardi come m'ha ridotto. Niente di grave, basta un po' d'acqua. Piuttosto mi dica, chi è? Che cosa desidera? Io niente, è lei che mi ha telefonato di venire. Io? Sì, dov'è il malato? Malato? Il quale malato? Ma non è lei il signore che ha telefonato per una infermiera di notte? Lei scherza, io non ho telefonato a nessuno e qui non ci sono malati. Ma non è questo l'interno 9? No, 6 signorina, 6. Ho sbagliato, mi dispiace. Mi scusi tanto. Ma dico io, ci mancava anche lo spumante. Adesso come faccio? Mi dia qualche cosa, un asciugamani, un tovagliolo. Eh? Ah! Non penserà mica. Non penso, non si preoccupi. Oh, si è anche fatto tardi, tutto per colpa sua. Mi fa telefonare almeno, mi stanno aspettando. Prego, prego. Pronto? Sono l'infermiera. Mi deve scusare. Sì, ho fatto tardi, ma... non si scaldi tanto, sa? Se ne ha chiamato un'altra, ha fatto bene. Meglio per lei, meglio per me. Buonanotte. Qualcosa che non va? Tutto bene. Adesso non ho più tanta fretta. Neanch'io. E stasera sono solo.
E sua moglie? Mia moglie è fuori. Torna domani. Ah. Che significa? Ah. Oh, niente. Allora, buonasera, Mi manda via. Sì, lei ha da fare, no? Adesso non più. E il malato? È morto? No, perché ritardavo, hanno chiamato un'altra infermiera. Oh, mi dispiace, per colpa mia. Non si preoccupi, di malati ce ne sono tanti. Salute. Oh, ma qui finisce che m'ammalo io con questa roba bagnata addosso. Permette? Fa l'impalato a guardare. E me lo domanda. Ma io devo fare asciugare il vestito per non prendermi una polmonite. E poi, che c'è da vedere? Con la moda d'oggi, anche in sottoveste è come fossimo vestite. È vero, ma la fantasia. Ma senta, mi spiega perché una bella ragazza come lei si è messa a fare l'infermiera? Perché anche una ragazza come me ha l'abitudine di mangiare 3 volte al giorno. Capisco, ho una fama arretrata io. E senta, lei sa cucinare, vero? Così me la cavo. Venga qua, su, venga. Oh! Su, venga. Venga. Fuori i documenti, sui calzoni, giù, si diventa anche lei. Giuseppe, salvaci, aiutaci. E a me chi mi aiuta? Vestiti sciocchina. Ma che vanno a fare? Che ridi, cretina! La mia reputazione è rovinata! Pensala dopo la sua reputazione, commendatore, adesso si riveste, presto! Salvami, Giuseppe! Due rosè e la sua reputazione è salva, commendatore! Commendatore, due rosè! Cosa sono i rosè? 20.000 lire, commendatore! Sì, 20.000, sì, commenda, sì. venga! Ecco. Dalla scaletta attraverso il cortile e si trova per la strada. Io lo sei commendatore. E mi raccomando, non si dimentichi di me. Appena finisce questa avventura apro una nuova casa, moderna, confortevole, comoda. E mi ricordo i suoi amici, commendatore. Allora. Per la ragazza. Ah, per la ragazza. Ciao. Grazie, io seguo il commendatore, grazie. Sì, il patto è commenda. Peppino? Sì? I rosè. Ma che malfidata. L'altro Peppino? Fisco. Che fisco? Vieni qua, Peppino.